Allora, in realtà, allora, io sono cresciuto a Genova, sono nato e cresciuto a Genova, però ho vissuto a Milano tantissimi anni e adesso vivo a Roma perché da quando ho avuto due bambini per i miei figli volevo una città che coniugasse da un lato un buon clima con tutta una serie di servizi, di buona viabilità, di decoro urbano. Quindi ho scelto oggi. Allora, niente, in ogni città ho cercato ovviamente casa ed è bello vedere come l'agente immobiliare assume le caratteristiche della città in cui sei. Perché, per esempio, Genova, tutti conoscono Genova, tutti conoscono l'entusiasmo, l'ottimismo, l'euforia dei genovesi. Mi ricordo quando il Genoa è andato in A, ma tanto il prossimo anno va in B, bellissimo. Mi ricordo da bambino quando andavo all'asilo, io volevo giocare a nascondino. Dai, giochiamo a nascondino! Ma cosa vuoi giocare a nascondino che tanto alla fine ci trovano sempre? Dai, andiamo al mare! Ma cosa vuoi andare al mare che tanto viene brutto tempo? Ti smostravano tutto l'entusiasmo così, no? E anche l'agente immobiliare ha queste caratteristiche, perché tu, la casa, c'è questa casa bellissima, casa sul mare, il sole, i fiori dappertutto, cioè è sulla copertina di Vogue casa. L'agente immobiliare, guardi, io lo devo dire, questa casa qui sarebbe anche bella, però c'è questa rogna qua di questo terrazzo che ci batte il sole tutto il giorno, vedi? Ci vede l'alba e il tramonto, vedi? C'è il riflesso del sole tutto il giorno sulla TV, poi c'è sta magagna che una menata, si affaccia sul mare, lo vede? C'è il mare sotto, vedi? Comunque si affaccia, vede il golfo del Tiguglio, c'è sempre questo rumore delle ondine in casa, vedi? È rumorosa, le dà fastidio, guardi. È stato sfortunato, veniva 2 settimane fa, c'avevamo un affare, una casa bellissima, buia, silenziosa, bellissima, una meraviglia. Si affacciava sull'interno all'androne dei contatori, è andata via in un attimo, un gioiellino. Invece il milanese valorizza tutto. Ti riuscirebbe a vendere un monolocale, per monolocale il bidone dell'umido. È una roba... Il milanese ti vende tu. Venga a vedere questo loft di pregio. Allora, vede, come vede, dai suoi vantaggi è che è molto silenzioso perché affaccia sull'interno. Ma questo è l'interno del bagno del vicino. Ma non c'è mai, infatti è molto silenzioso per questo. Venga qui a vedere l'ampio terrazzo di 20 metri quadri calpestabile. Tu apri, ci sono le formiche che camminano così. Scusi, ma non era mica di 20 metri quadri? Ma si sviluppa per lungo, 20 centimetri, però c'è un terrazzo che le fa 3 isolati. Venga a vedere questo trave a vista con questo meraviglioso open space. La trave la vedo, ma il tetto? Ma infatti è open space. Capito? Dai, così, adesso vivo a Roma anche perché mia moglie è romana. Mia moglie è romana e sapete come sono i romani. I romani sono molto attaccati alla loro città. Ma non solo alla città, al quartiere, all'isolato. Mia moglie è al palazzo. Perché la frase che dice è che lì c'è tutto sotto. E per tutto sotto intende il bar, il supermercato e la farmacia, che tipicamente sono solo nel nostro quartiere, cioè negli altri quartieri. No, vengono i pullman proprio dei giapponesi. Vedete, questo è il quartiere dove c'è tutto, vedete il bar, loro fanno le foto, i giapponesi. C'è mia moglie, in tutte le foto infatti rimane mia moglie perché è così. Io proprio mi ricordo, eravamo a New York, Times Square, il centro del mondo. Usciamo lì dall'albergo, vedo mia moglie che camminava così, spesata. Dico, cosa c'è? Certo che vita fanno qua. Perché? Non c'hanno niente sotto. Perché cercavo il bar, il supermercato e la farmacia. Mi ricordo quando andiamo a vedere la casa, l'agente immobiliare ci mostra la casa. Allora, venite, benvenuti, questo è un appartamento di pregio, ecco, questo è un quartiere, lasciatemi dire due parole su questo quartiere, questo è un quartiere ben servito, ecco, lasciatemi, azzardo a dire, guarda, non c'è manco bisogno della macchina perché qui c'è tutto sotto. Infatti, la macchina non ce l'ho perché me l'ha rubata 2 volte. C'è tutto sotto, tranne la mia macchina. Io la terza volta che l'ho comprato ho chiamato il ladro, senti che colore, te la prendo, la vuoi metallizzata, cerchi in lega. È stata bella la denuncia, perché vado alla caserma dei carabinieri, sotto casa perché c'è tutto sotto, pure la caserma dei carabinieri, entro alla caserma dei carabinieri, il maresciallo mi guarda, e siamo noi, e che ci fai qua? A fratello, mi hanno rubato la macchina, e chi è stato? E che ne so, se lo sapevo, non venivo. E quando è successo? Non lo so, penso stanotte, non lo so. E non hai visto niente? E no, certo, sono tremendi, non si fanno vedere. Cioè, sono ladri. Però è bello perché c'è un contraddittorio a Roma, no? Io mi ricordo quando a Genova mi hanno rubato il motorino, perché io ho dato ai ladri dappertutto.
a Genova, mi hanno rubato il motorino, io sono andato a fare la denuncia dai carabinieri, entro e dico, guardi, devo fare la denuncia, come mai? E mi ha rubato il motorino. Guarda, noi la denuncia la facciamo, ma tanto non lo troviamo mica.